Eccoci insieme, cari telespettatori, ben ritornati. Ben ritornato qui con noi in studio il presidente di ANCE Costruttori Edili Padova, Alessandro Gerotto. Grazie, presidente, di essere qui con noi. Sì, buongiorno. Allora, i temi sono veramente tantissimi, perché quando parliamo del settore costruzioni si apre un ventaglio di situazioni e di questioni da approfondire molto, molto importanti e strategiche per la nostra economia. Io direi questa volta per fortuna, perché sappiamo benissimo che il settore edile è volano per tanti ambiti economici del nostro territorio, non soltanto, ma non soltanto appunto perché coinvolge anche degli stanziamenti che verranno fatti col PNRR, in parte sono già stati fatti, che dovranno essere utilizzati con una certa progettualità. E poi il mondo del lavoro quindi di figure professionali qualificate, preparate, opportunità di crescita importanti per i giovani, l'abbiamo detto più volte, basta metterci la testa dentro, capire quali sono le opportunità, le prospettive, anche economiche, diverse rispetto a quelle che erano una volta, e poi indirizzare verso degli studi congrui. Stiamo parlando di studi, perché per lavorare in edilizia non basta mettersi a mescolare la malta come erano una volta, tanti anni fa. Bisogna avere conoscenze tecniche ben precise. Insomma, sono materie anche avvincenti e affascinanti, vero Presidente? Io direi di partire, partiamo dai giovani e poi andiamo avanti, perché voi siete reduci da un'assemblea nazionale che ha portato alla luce tante problematiche, tante questioni, ma anche questa dell'occupazione è venuta fuori anche di recente, no? Partiamo subito dai giovani. Abbiamo all'incirca 2 milioni di ragazzi dai 15 ai 20 anni che non stanno neanche più cercando lavoro. Quindi dobbiamo capire il perché, dobbiamo cercare di convincere i genitori che questi ragazzi possono fare qualcosa di diverso, devono muoversi nel mondo del lavoro. Ecco che l'occasione del PNRR e quest'anno spumeggiante dal punto di vista dell'edilizia. Deve cercare di attrarre più giovani nel nostro lavoro. Quindi noi che abbiamo un sistema infallibile fatto dalle casse edili, dalle scuole edili, deve cercare di essere più attrattivo e soprattutto dobbiamo fare comunicazione, dobbiamo cercare di far capire chi siamo, qual è il percorso che il ragazzo può fare quando entra all'interno della nostra scuola edile. Può già entrare con la prima formazione a 14 anni, può fare i primi 3 anni studiando l'italiano, la matematica, l'inglese e fare delle ore di laboratorio e diventare un operatore edile per poi proseguire il quarto anno o il quinto, se ha voglia. Può addirittura iscriversi all'università. Abbiamo degli esempi di ragazzi che hanno cominciato il percorso e adesso sono architetti. Ovviamente la maggior parte di questi ragazzi cercheranno e entreranno nell'ambito lavorativo, vanno a ruba Questo è questo tipo di importante dirlo, vanno a professionalità, ruba, vero? perché possono uscire anche con un patentino per guidare l'escavatore. Abbiamo anche la guida di droni, abbiamo la possibilità di far vedere come si fa un allacciamento di tipo fognario e sarà molto interessante dare a loro la prospettiva di come progettare in BIM con l'utilizzo dei PC e di come leggere un capitolato d'appalto e magari lavorare con dei sistemi robotici che sempre di più sono presenti nei nostri cantieri. Ecco, per capire, le prospettive occupazionali adesso sono buone, perché si vengono da periodi altalenanti, no? C'è stato un lunghissimo periodo di crisi dell'occupazione proprio nel settore edile, che aveva allarmato tanti e aveva fatto sì che molti prendessero altre strade, ma questo un po' accadeva in generale. Adesso si aprono tante altre opportunità, a parte questo periodo in cui c'è posto per lavorare almeno nel nostro nord-est, nel nostro nord Italia, per tantissime persone, ma in proiezione futura, lei che cosa ravvede? Noi vediamo adesso un impegno del governo a rendere strutturali le formule che sta inventando anche con le parti sociali. Vediamo che c'è lavoro, ci sono, c'è lavoro per i prossimi 10 anni indicativamente e ovviamente noi siamo un'associazione datoriale. E possiamo dire che il nostro sistema avrà sicuramente un periodo effervescente, però dobbiamo cercare di capire subito quelle che sono le informazioni che arrivano dal territorio. Per esempio, abbiamo bisogno di 260.000 addetti. Dove andiamo 260.000. a Prova a cercare trovarli. tutte queste persone? Si parlava di recuperare i disoccupati, si parlava di recuperare gli immigrati. Io ho visto delle situazioni
situazioni interessantissime, per esempio a Verona, dove sono stati fatti degli accordi direttamente con i centri di accoglienza, dove recuperano questi immigrati e dopo diversi mesi di istruzione, ovviamente insegnando anche la lingua italiana, c'è la possibilità di inserirli all'interno del nostro sistema. È il futuro, è sicuramente una parte di lavoro che dobbiamo fare. Noi dobbiamo trasformare quel tipo di lavorazioni che non esistono più. Quanti disoccupati ci sono stati, per esempio, dopo l'era del Covid? Il tema è che questi disoccupati sono pronti a lasciare, per esempio, anche il reddito di cittadinanza e venire a lavorare nei nostri sistemi, oppure di che cosa hanno bisogno per essere aiutati, per ricominciare e magari dare loro una nuova dignità. Ma perché avete mai, voi come associazione di categoria, visto che questo problema è emerso anche a livello nazionale, perché è emerso anche dalla vostra assemblea, l'avete mai interpellati direttamente? Perché ci ho fatti i conti con l'oste, no? Noi abbiamo... E quindi chiesto perché te ne stai lì col reddito di cittadinanza e non provi a cimentarti in un lavoro, perché come dite voi è remunerativo. Molte delle nostre aziende hanno cominciato a organizzare dei corsi e... tutte le settimane con diverse interviste per cercare di assumere delle persone, sono venuti a contatto con queste realtà e vi dico che è complicato cercare di convincere una persona che può starsene tranquillamente ogni mese a casa e percepire il reddito di cittadinanza, però è un percorso che deve affrontare questa criticità e bisogna andare sicuramente a cambiarlo. Quello che fa più male per noi, per le aziende che pagano le tasse, è vedere che ci sono delle situazioni poco chiare e che delle persone hanno potuto cercare di vincolare certi tipi di controlli. Però io auspico che il governo e soprattutto in futuro non ci siano più questo tipo di problematiche. Abbiamo visto che noi abbiamo bisogno di 260.000 persone e dobbiamo cercare di raccoglierli in ogni parte d'Europa. E avremo bisogno di formarli per andare a lavorare, ci vuole come minimo un anno di scuola e di pazienza per fargli capire soprattutto quelli che sono i rischi relativi al bravissimo, nostro lavoro. Un altro aspetto, bravissimo. E poi servono le patenti. Sono due cose che volevo affrontare. Allora, da una parte ci sono i rischi, i problemi da risolvere da questo punto di vista, perché gli infortuni sono sempre tantissimi, pare incredibile, cioè ogni settimana abbiamo un report di infortuni in crescita. Questo è un settore particolarmente pericoloso, forse perché anche chi si cimenta in questa attività sono ormai persone che non sono proprio giovanissime, no? Sono lavori usuranti, soprattutto per chi è iniziato in un'età in cui questi erano lavori veramente pesanti, e poi adesso avere 65 anni e andare a non usare tutti i presidi di sicurezza può essere veramente estremamente pericoloso. E poi diceva il patentino, questo è un altro argomento di cui poco si parla. Diciamo che con i sindacati abbiamo cercato e abbiamo un dialogo ottimo per andare a creare sempre di più una tutela di questi lavoratori, che per noi sono una preziosa risorsa importante, cioè senza i lavoratori non riusciamo a diventare ed essere quello che siamo. Dobbiamo quindi cercare di istruire sempre di più dal punto di vista della formazione e della sicurezza, però volevo fare un po' di chiarezza. Noi abbiamo due caratteristiche, abbiamo delle ditte che lavorano nel pubblico e delle ditte che lavorano nel privato, e bisognerebbe andare a fare degli studi un po' più approfonditi per capire esattamente dove ci sono più incidenti e il perché. Il più delle volte magari gli incidenti sono delle disattenzioni o perché si usava sempre fare così, è una risposta, no? Che si sente molto più di frequente. Il tema nostro è chiunque che va a lavorare deve tornare a casa sano e in salute dalla propria famiglia tutte le sere. Dobbiamo cercare di creare una nuova cultura. Lo stanno facendo gli anglosassoni, cercando di remunerare anche di più le persone in maniera che lavora in maniera onesta, riescano a pagare i loro contributi e riescono ad arrivare a casa anche con un stipendio di tutto rispetto. Quindi con i sindacati che hanno manifestato sabato hanno dimostrato sempre di più il fatto che deve esserci chiunque mette piede in cantiere deve essere iscritto al CCNL edile, deve versare
la cassa edile e deve aver fatto i corsi di formazione, che non sono solo quelli da fare quando si comincia a fare il lavoro da noi, ma anche in maniera continuativa, perché i regolamenti cambiano, perché ci sono delle opportunità di lavorare con dei prodotti diversi e c'è la possibilità anche di incrementare il proprio know-how. Quindi un operatore edile può anche diventare un gruista oppure diventare un escavatorista e poi, perché no, diventare anche il capouomini e poi diventare anche un geometra. Certo, quindi sono tantissime opportunità. Questo poi è un concetto che le famiglie devono comprendere, perché i giovani si fanno condizionare molto anche da quello che tendenzialmente può piacere, può dare prospettive, no? Anche di guadagno, però la famiglia poi può condizionare notevolmente. C'è una cultura sufficientemente diffusa di questa professione, come si è evoluta in modo estremamente rapido nell'ultimo tempo, perché tanti che hanno acquistato casa l'hanno acquistata fatta, magari quando è stato l' ultimo boom fino al 2007-2008, prima della grande crisi, e c'erano certi criteri di lavoro e di operatività nell'edilizia. Gli ultimi 10 anni hanno visto un salto di qualità pazzesco, no? Sì, completamente. Adesso pensate che fatto 100 una struttura di una casa, metà è lavoro edile e metà all'incirca è un lavoro di tipo, chiamiamolo così, impiantistico. Quanto l'impiantistica adesso è sempre più invadente all'interno delle nostre case. Ecco che anche ANCE e le nostre associazioni stanno dialogando sempre di più con chi fa questo tipo di lavoro e quanto i materiali sono cambiati e quanto cambieranno in futuro e quanti problemi magari potranno creare, perché adesso se vai ad abbattere una casa che ha 50 anni sostanzialmente stiamo parlando di pietre, malte e coppi, no? Quindi certo, le terrecotte. Fra probabilmente 20-30 anni dovremo andare ad abbattere le case nostre, per esempio, dopo un certo tipo di intervento di isolamento, e dovremo andare a separare quelli che sono i materiali derivati dal petrolio e derivati dal legno, e quindi cambierà sicuramente anche il modo di destinare questo tipo di risorse. Quindi è cambiato tutto sostanzialmente. Bisogna imparare a lavorare con i materiali nuovi e bisogna conoscerli, quindi dalle schede chimiche dei materiali, per esempio immagino le resine, ai cementi che adesso vengono pompati, e il lavoro di una volta che si faceva con la vecchia betoniera magari adesso è passato in disuso. Abbiamo delle nuove tecnologie che vanno imparate e la scuola edile si sta organizzando per dare questo tipo di servizio in maniera continuativa. Benissimo, allora torniamo su questo, ma magari una volta entreremo in una scuola edile per far vedere come funziona, quali sono le materie, le prospettive che ci sono. Adesso intanto andiamo in pubblicità, ritorniamo insieme, dobbiamo parlare anche del PNRR, capire nella legge di bilancio che cosa è cambiato anche relativamente al piano casa, in cui c'è un grande punto di domanda, perché questo è un grosso settore di rilancio e non soltanto, altro ancora tra poco. Scriveteci naturalmente, così dopo possiamo anche rispondere alle vostre SMS.